32esimo e terz'ultimo turno di regular season nel girone F di Serie D, con tutte le gare dalla prospettiva domenicale con fischio di inizio alle ore 15 e con le formazioni territoriali che hanno davanti a sé un po' tutte confronti bivio in prospettiva. L'Aquila di Cappellacci, forte di 4 successi consecutivi, a Gran Sasso d'Italia vuol centrare la cinquina per restare col fiato sul collo e la leader Campobasso, sperando magari in un favore dei cugini del San Nicolò Notaresco, ospiti del Lupo, per accorciare le attuali 4 lunghezze di distacco. A dirigere le operazioni nel capoluogo abruzzese sarà l'Orobico Nicolò Rodigari. Dopo il successo interno su Senigallia, l'Avezzano dei Pagliarini punta a blindare la sua quarta posizione in occasione della trasferta a Tivoli. 11 invischiato nell'area playout e reduce dalla pesante cinquina patita a Sora. Su questo fronte, direttore di gara, il siciliano Valerio Gambacurta. Per il Chieti, che cercherà in queste ultime 3 gare di proiettarsi nell'area playoff, seconda trasferta consecutiva. Dopo lo 0-0 in Notaresco, i neroverdi di Luiso vanno a far visita a un Real Monterotondo che rischia gli spareggi salvezza e che dovrà riscattare lo stop patito a Termoli. Per i teatini, in striscia da 6 turni, in cui hanno ottenuto 4 successi e 2 pareggi, fondamentale sarà dare continuità all'attuale serie, come del resto indica alla vigilia anche il difensore Ciro Esposito. Sarà una partita tosta. Loro sono una buona squadra, molto ringhiosa, e noi non saremo da meno. E noi ci concentriamo partita dopo partita e il nostro obiettivo al momento è andare a Monterotondo e fare bene e cercare di portare a casa i 3 punti. Fischietto designato in terra laziale, Edoardo Borrello di Nichelino. Al Ferrante di Piedimonte Matese, il Termoli punta a centrare quei 3 punti che sarebbero sinonimo di raggiungimento di quella quota tranquillità, 41 cioè, a fronte dell'intento del Matese di Fevola, chiamato necessariamente a vincere per non ritrovarsi, in caso di risultati negativi dagli altri campi, già in eccellenza con 2 turni di anticipo. Alla vigilia, il trainer dei Basso Molisani, Massimo Carnevale, pur dovendo fare i conti con squalifiche ed infortuni, è chiaro circa la modalità con cui i giallorossi dovranno affrontare la contesa. Manca ancora poco per ottenere questa benedetta salvezza, ma non è finita, perché domenica andremo a casa del Matese, che purtroppo sì, è ultimo in classifica, sicuramente avranno dei problemi, ma la matematica non dice che retrocessa, quindi ci faranno battaglia, giusto che sia. E ci vorrà il miglior Termoli per ottenere i 3 punti che ci consentiranno poi di ottenere questa benedetta salvezza. Quindi bisogna comunque stringerci ancora di più. Se prima abbiamo dato comunque 100, bisogna dare 1000, perché sarà una battaglia, partita tosta, che il Termoli deve fare in tutti i modi di portarla a casa. Al Ferrante, a dirigere le operazioni, sarà il barlettano Luigi Lacerenza. Per il Vasto Girardi dei Marmorini, infine, c'è da rialzarsi necessariamente dopo 2 stop consecutivi, anche se il calendario non dà una mano ai giallocelesti altomolisani, che non potranno più ottenere matematicamente la salvezza al prossimo 5 maggio e dovranno fare di tutto per proiettarsi sui playout. Anche se di fronte, nella circostanza, ci sarà un'avversaria che farà di tutto per restare in zona playoff, ossia la Vigor Senigallia. In terra marchigiana, a dirigere le operazioni, sarà il pistoiese Duccio Mancini.